Nel Vangelo di oggi risuona la parola di Gesù che dice ai suoi discepoli: se mi amate, osservate i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserva i comandamenti, che non sono un peso, ma una forza che parte dal cuore con libertà e dedizione. L'amore cambia la vita. Chi ama non ferisce, non tradisce, non viola, non deride, non resta indifferente. Gesù è amato per primo e chiede di rimanere nel suo amore. Abbiamo ascoltato che Gesù prega il Padre perché doni il Paraclito. Questa parola dal greco deriva da parakletos, che letteralmente significa chiamato presso. È l'equivalente della parola latina advocatus, cioè avvocato, difensore, soccorritore, consolatore. Quando Gesù dice pregherò il Padre e vi darò un altro paraclito, vuole dire che dietro sua richiesta il Padre invierà lo Spirito Santo che sarà accanto o in mezzo agli Apostoli. Lo Spirito Santo prenderà dunque il posto e il ruolo di Gesù che sta per lasciare gli apostoli con la sua ascensione al cielo, restando con loro per sempre. Per questo lo Spirito Santo diviene il nostro divino consolatore. Noi abbiamo bisogno non solo di luce e di forza, ma anche di consolazione per vivere. La parola latina, consolatio, cum solo, stare con chi è solo, esprime l'idea di stare accanto a qualcuno e di non lasciarlo nei momenti di difficoltà. Noi a volte ci sentiamo soli, minacciati, la stanchezza ci abbatte, l'avvenire ci spaventa, gli amici a volte vengono meno. Nel nostro pellegrinaggio terreno, lo Spirito Santo è il nostro migliore compagno e amico. Egli è inviato dal Padre per rimanere sempre con noi, per confortarci, per lenire i nostri dolori e per allontanare da noi quel senso di turbamento che invade il nostro cuore ogni volta che accade qualcosa di incomprensibile attorno a noi. Sale allora dal cuore la preghiera. Grazie Spirito Santo, perché sei per noi il consolatore, il dono supremo del Padre. Grazie per essere accanto a noi nella lotta, per aiutarci a vincere gli attacchi del maligno e a rialzarci dopo la sconfitta. Grazie per essere la nostra guida nelle scelte difficili della vita e per preservarci dal fascino del male. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.